Sfornati un giorno l'autodromo di Modena con la Maserati MC20. Il parere sull'estetica è sempre un parere soggettivo, quindi può essere discutibile, anche se penso che la sensazione a prima vista di questa Maserati sia la stessa per tutti. Pulita, sportiva, ma senza fronzoli, macchina a due posti da oltre 600 cavalli, bassa e larga, una macchina da pista, ma il look e le forme ti permettono di andare alla prima della scala con una vettura vestita da sera, chic. Questa è una delle caratteristiche di Maserati, costruire vetture sportive ma di classe, e questa è una vettura davvero molto sportiva e con gran classe. Amiche e amici di Scimotori, siamo all'autodromo di Modena, proprio qui in pista con noi la protagonista, la Maserati MC20. Pensate un po', questa Maserati ha un motore, che dire un motore, a Nettuno, perché il motore si chiama Nettuno, e un V6 biturbo 630 cavalli che metteremo sotto prova su questa pista, in questo circuito. Che bellezza, sono emozionatissima! Molti di voi già lo sanno che l'unico contatto tra la nostra vettura e il suolo sono le gomme, e proprio con la MC20 abbiamo delle gomme veramente performanti, studiate ad hoc by Bridgestone, e qui abbiamo le potenza sport. Ma facciamo un focus sulla casa del tridente, e quindi di Maserati, perché con lei si ritorna, e si ritorna in gran stile. La MC20 ha consentito alla Maserati il ritorno in un segmento di mercato da cui mancava ormai da tempo. L'ultima vettura è stata l'MC12, una vettura iconica in serie limitatissima. L'ultima vettura di produzione fu la Bora, se non erro, con il motore centrale posteriore. L'MC20 è un progetto interamente sviluppato a Modena, motore compreso, prodotto a Modena, motore compreso, e non accadeva ormai da 20 anni, e un'altissima percentuale, oltre il 90% di tutti i componenti, provengono dal territorio italiano, quindi è proprio figlia della Motor Valley. Io sono di Modena e la Maserati stessa, l'MC20, arriva a Modena, figlia della Motor Valley, figlia dell'audacia italiana. È nata dalla richiesta dell'azienda di sviluppare una vettura iconica che rimanesse nella storia della Maserati e nella storia dell'automobilismo, una vettura che potesse ricondurci di nuovo alle gare dopo anni di assenza, una vettura che fosse guidabile sulle strade di tutti i giorni e quindi super fruibile, ma che avesse indubbie capacità in pista, nonché una vettura in tre versioni, coupé, cabrio e poi full elettrificata. Ed è nata da un'idea. Quando ricevetti questa richiesta mi sono sentito un po' come un surfista che doveva cavalcare la sua onda perfetta, l'onda della vita, e non un'onda a caso, quell'onda. E io da un cassetto ho tirato fuori l'idea dell'MC20, e penso che ogni ingegnere che faccia il mio lavoro ha in un cassetto segreto un MC20 dei sogni. È molto emozionante perché della vettura si conosce ogni dettaglio. Con la vettura che si è creato e di cui si conosce ogni dettaglio si ha un po' un rapporto come padre-figlio. Si accettano i difetti, si vuole lavorare per migliorare questi difetti, ma si conosce e il carattere del proprio figlio. È proprio il carattere intrinseco che c'è nel progetto e quello che è capace di dare, quindi è veramente un'emozione immensa. Mi sto ancora chiedendo se l'MC20 è nata attorno a Nettuno, e Nettuno che è nata per soddisfare le esigenze dell'MC20, perché la particolarità di questo programma è che il motore e tutta la linea powertrain è stata sviluppata contestualmente al veicolo, che non accade mai. Di solito il motore è un dato di fatto, si applica. Noi abbiamo avuto l'opportunità unica di disegnare un motore per una vettura, un motore di cui noi conoscevamo il cuore è questo brevetto innovativo derivato dalla Formula 1,
che la Maserati ha depositato e che la Maserati è l'unica che ha applicato per un motore street legal, che ci consente potenze inaudite. Stiamo parlando di 210 cavalli litro per una potenza totale di 630 cavalli e 730 Nm. Questo cuore è un cuore che condensa tutto l'heritage e storico della Maserati, proiettando la Maserati nel futuro perché ha un contenuto tecnologico elevatissimo, nel futuro perché sarà lo stesso concetto che ci targetterà poi sulle versioni elettrificate. Manca solo l'ultimo step, cioè l'ultimo step è decidere la data di inserimento in un quale campionato approdare, ma l'MC20 guiderà il ritorno in pista della Maserati. L'estetica al suo peso, anche se questa vettura non pesa tantissimo perché siamo intorno ai 1500 kg, anche se questa provata in pista ha qualche chilo in più, però ce l'ha. Ma diamo voce a chi dell'estetica ha fatto l'essenziale di questa vettura. Parola al designer. Allora, la MC20 vuol dire Maserati Corsa, dunque la parte essenziale è la corsa. Dunque dobbiamo uno stile super essenziale dove tutti gli elementi sono alla loro posizione ergonomica e dove abbiamo tolto il superfluo, no? Siamo rimasti sull'essenziale dello stile. Sul tema della corsa e dunque i materiali come la Cantara, anche italiani, il carbonio viene anche del fatto che è una monoscocca fatta di carbonio da Dallara, anche italiano. Dunque questi elementi, la pelle, la cantara e il carbonio, rimaneva nell'ambiente della corsa che volevamo comunicare con il design. Ragazzi, è arrivato il momento di salire a bordo della Maserati MC20. Che emozione! Entrando in pista qui all'autodromo di Modena con un super pilota e con una super vettura, ma io sono proprio curiosa di sapere tutti questi 630 cavalli con questo nuovo motore come si guidano in pista. Ma guarda, la macchina è veramente molto facile da guidare, cambia direzione velocissima e poi anche quando parte leggermente in corsa è molto molto facile perché è molto progressiva e quindi si guida veramente bene e ti viene il piacere di guidare anche se c'hai 630 cavalli. Fantastico questo rapporto che c'è tra la pista e la strada, perché poi la macchina è vera, è una macchina aggressiva, in pista si guida come una macchina da corsa, ma poi si va sulla strada invece è una macchina super confortevole che veramente si guida molto bene e si può utilizzare quasi tutti i giorni. Ecco, io so che ci sono diverse modalità di guida, noi adesso entriamo in pista e che cosa attiviamo, cosa disattiviamo? Adesso cominciamo in sport e poi dopo il primo giro mettiamo il corsa. Con lo sport la macchina praticamente non sbanda, con il corsa ci sono i sistemi che arrivano più tardi, quindi la macchina comincia leggermente a partire ma poi viene comunque bloccata la sbandata. Al volante mi sono sentita subito a mio agio e poi al mio fianco c'era Alex Fiorio, pilota di rally campione con diversi mondiali alle spalle, quando tutta l'elettronica e la tecnologia non c'era. Averlo vicino con le giuste dritte mi ha aiutato a guidare la MC20. Sicuramente salta agli occhi il fatto che non ha alettoni vistosi. Anzi, non ne ha proprio di alettoni e non sono nemmeno nascosti, che poi fuoriescono a certe velocità. Questa vettura ha passato migliaia di ore nella galleria del vento di Dallara per poter disegnare linee morbide e pulite, ma creando della deportanza necessaria per uso sportivo, principalmente pistaiolo, senza la necessità di alettoni.
Naturalmente gli ingegneri non ci hanno svelato tutti i segreti, ma hanno rimarcato più volte che il grosso del lavoro è stato svolto sullo studio del fondo, con tante ore in galleria per sviluppare il famoso effetto suolo. Ma questi sono dati che non posso commentare, perché sono situazioni che si sentono alle alte velocità, principalmente curvoni oltre i 200 km orari, che il circuito di Modena non ci ha permesso di raggiungere. Avendo provato parecchie altre super sportive, all'accensione del motore mi aspettavo un rombo assordante e cattivo, invece ho trovato un sound unico, come se avesse un subwoofer che filtra e trasforma in bassi gli acuti di un motore da corsa. E invece non c'è nulla ad attutire nulla. È il suo vero sound, cupo ai bassi regimi e leggermente più alto quando si sale di giri, ma senza mai diventare squillante, quanto un 8 cilindri aspirato. Un sound che in un utilizzo quotidiano non fa girare la gente sui marciapiedi e ricevere insulti nelle zone residenziali. A far girare le persone con sguardi di stupore è la sua linea, e lo stesso stupore l'ho provato io quando mi hanno detto «schiaccia tutto» mentre uscivo dall'ultima curva del circuito e avevo il rettilineo davanti a me che ho divorato in pochissimi secondi. Non ho fatto tempo a inserire la quarta marcia che mi sono sentita dire «ora tutto freno più che puoi e poi gira». E lì la sorpresa maggiore, una precisione, una tenuta di strada incredibile, accompagnata da una semplicità di guida disarmante. Avevo ancora alcuni controlli inseriti, ma l'ultimo step prima del disinserimento totale e mi sentivo la vettura come mia, come se la guidassi da una vita. Dove volevo andare, la macchina andava senza alcuna minima sbavatura e incertezza. La MC20 ha un bilanciamento incredibile e una guida sportiva che ti porta a spingere senza spaventarsi, nonostante io non sia una pilota professionista. Non fraintendetemi, perché ho visto girare la vettura con piloti professionisti e controlli disinseriti ed è pazzesca. I dati sui tempi, sul giro accelerazioni non sarò io a darveli, cercateli voi per capire davvero quanto va forte questa Maserati MC20. Metto la macchina in corsa. Allora, devi essere molto graduale con il gas. Bene, cominciamo a dar gas. Cambia direzione. Comincia a dare gas gradualmente. Vai, aprendo con lo sterzo. Gas, gas, gas. Tutto, gas. A rilasciare, bravissima, e rilasci del tutto, vai vicino al punto di corda, allarghiamo gradualmente, gas, terza, seconda, guarda dentro, filo di gas, gas, molli, inserisci, guarda bene l'uscita da giù, graduale sul gas, apri il gas, vena forte, ok, scala, benissimo, comincia a mollarlo graduale via piede, bravissima, filo di gas, aumenta un pochino, guarda dentro la curva, guarda l'uscita, filo di gas, molto bene, cambia direzione rapido, filo di gas, graduale sul gas, tutto, frena forte, 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 scala, aspetta dal gas, graduale sul gas, giù tutto, e ora facciamo un giro di raffreddamento totale. Come tutte le super sportive, lo spazio è un po' sacrificato, non ci provo nemmeno a salire qui, questo è il nostro posticino, diciamo, dove mettere tutte le nostre borse e borsine, poi anche sul retro abbiamo un po' di spazio, ma questa volta prova baule rimandata e anche col sorrisone. Una volta accesa non avrei più voluto spegnerla, tra sound e guida non si può non innamorarsi.